Guardate, ci troviamo nel ristorante Pampero sulla strada che porta a San Vito dei Normanni. Tutta quest'acqua si sta riversando in questo stabile. Non capiamo e non si capisce da dove arrivi. Guardate, guardate, tutto allagato, tutto allagato. Qualcuno deve intervenire, altrimenti rischieranno anche queste persone di vedersi allagata l'abitazione e il ristorante. Guardate che situazione. In fondo c'è quel fiume, noi non riusciamo ad arrivare perché è tutto bagnato, è tutto pieno di acqua. Di là. Se andiamo sulla... Ecco, vi faccio vedere, ecco così. Guardate, tutto allagato. Sì, sì. Via San Vito, guardate, di fronte quell'abitazione completamente sommersa dalle acque. Ci avviciniamo con attenzione. Quest'acqua non si capisce da dove arrivi. Via San Vito. L'abitazione. Questa abitazione è sua? Mia. È sua, completamente sommerso dall'acqua. Sommerso dall'acqua, sì. È andato al comune avvisato? Sono andato al comune avvisato e non è la prima volta. Sono vivo. Perché? Anni e anni. Ma lei ha capito da dove sta arrivando quest'acqua? Non ho capito di dove. Scende tutta l'acqua, scende tutta casa mia, dalle spalle, certo, dal fianco, però non si capisce di dove arriva. Questa è un'altra abitazione che si trova a fianco al Pampero. Guardate i danni che ha subito. Vedete i danni. Giustamente l'acqua, dove trova degli ostacoli, spinge e porta giù e rovina tutto. Ma la questione è sempre la stessa: da dove sta arrivando tutta quest'acqua? Da dove sta arrivando tutta quest'acqua? Un'ipotesi c'è, ma ancora non è suffragata da verifiche. Il canale reale molto probabilmente è ostruito, è interrotto e quindi ha tracimato. Ancora nessuno sa darci una spiegazione precisa. Mo te lo passo. Guardate, guardate.